Questi aumenti riguardano il triennio 2019-2021, è un triennio in cui l'inflazione è salita di 2,5 punti. Gli aumenti invece riguardano aumenti di 4,2, quindi significa che per quel triennio contrattuale abbiamo dato più soldi dell'inflazione. È quello che deve fare il sindacato ed è la ragione per cui abbiamo firmato quel contratto. Nel frattempo però è certo ed evidente, l'inflazione è cresciuta nel 2022, 2023 e 2024. Per questo, grazie alle attività che abbiamo portato avanti come ANIEF, è stata sbloccata l'indennità di vacanza contrattuale con un assegno che è arrivato nel mese di dicembre a tutto il personale di ruolo, con ulteriori aumenti di 5,78 punti, che però, ahimè, non rispecchiano l'aumento reale del costo della vita, ma neanche la legge italiana. La legge prevede che l'indennità di vacanza contrattuale sia pagata ogni mese al 50% del tasso di inflazione programmata. L'inflazione in questi 3 anni è cresciuta di 16 punti, quindi è evidente che ancora mancano dei soldi per poter adeguare l'indennità di vacanza contrattuale e soprattutto mancano gli arretrati del 22 e del 23. L'ANIEF li ha calcolati in 4.000 euro e quindi stiamo avviando una campagna per informare tutti i lavoratori del mondo della scuola, dell'università, della ricerca e degli AFAM che devono recuperare almeno 4.000 euro di arretrati di indennità di vacanza contrattuale.